Bentornato sul mio canale. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 7 febbraio 2022. Devi impegnarti per raggiungere i tuoi obiettivi. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Segno fortunato. Dolce la luna, da coccolare. Col cioccolato. Di regola è la luna a coccolarvi, regalandovi dolci emozioni e quel tocco di sensualità in più, che fa impazzire chi vi ha messo gli occhi addosso. Oggi, però, fate il contrario, siete voi a coccolare lei, accogliendola affettuosamente nel vostro segno, dove sarà ospite per un paio di giorni e ospitandola secondo i suoi gusti con profumo di sandalo, latte caldo in tazza d'argento e una musica dolce nell'aria, magari shopping. A farvi buon gioco il sestile di Giove e di Nettuno e il doppio trigono di Marte e di Venere, garanti il primo di poesia e spirito contemplativo, gli altri due di erotismo e intraprendenza, mixateli e ne uscirà un cocktail originalissimo e delizioso, fatto su misura per voi. Il rapporto d'amore si è fatto possessivo, materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. Le poche energie che avrete in serata sarà meglio non sprecarle con un'inutile serata tra amici, alcuni dei quali potrebbero essere particolarmente molesti. Se il vostro dilemma oggi è se vi ama davvero, allora avete ancora molto da imparare sull'amore. Non ascoltate i consigli di amici ed amiche, ma cercate di pensare da soli e con intelligenza. Poche cose restano ancora da chiarire con qualche vostro ex che davvero non vi lascia in pace. Prendete tutto il tempo necessario per mettere in chiaro alcune situazioni di fondo. Una persona che vi sta a cuore oggi potrebbe degnarsi di darvi tutta l'attenzione che meritate, fate in modo da non mostrarvi meravigliati e abbiate cura di sfruttare al massimo questa opportunità. Non è raggiungendo l'apice della gelosia che recupererete il rapporto con il vostro partner. Chiarimenti in arrivo ma difficili da impostare. Se l'amore non sembra girare per il verso giusto per alcuni è perché si sono fossilizzati troppo su certi aspetti e si sono intestarditi su persone che purtroppo non ricambiano. Non siate precipitosi, soprattutto in amore limitatevi ad osservare gli eventi e a meditarli. Poi verrà il tempo delle decisioni, ma questo non è il momento opportuno. Se vi sentite tristi e disperate, sappiate che Giove e Venere presto potrebbero cambiare i vostri giorni. Mercurio potrebbe di colpo favorire ottime intese. A causa di un incontro qualcosa potrà cambiare in te. Forti emozioni. Qualcuno può essere in serie difficoltà e potrebbero non volervi chiedere nulla, per paura di una vostra reazione. Avrete bisogno di compagnia, ma le persone che volete accanto non hanno tempo per uscire con voi, devono lavorare troppo. Il vostro umore non sarà alle stelle e faticherete a impegnarvi nel lavoro, ottenendo solo modesti risultati. Il lavoro vi risulterà piuttosto faticoso, e avrete solo voglia di concedervi una vacanza. Diversi aspetti benefici scorrono in cielo per voi in questo giorno di festa. E in questa lunedì vediamo quale migliore proverbio vi si addice in relazione ai transiti planetari. Per il vostro segno continua a transitare un bell'Urano facendo in modo che le vostre attitudini abbiano sempre un risalto particolarmente speciale. Dunque il miglior proverbio per voi oggi è abilità e talento valgono più d'oro ed argento. La ricchezza infatti si può acquistare in vari modi e con vari mezzi, mentre l'abilità e, soprattutto il talento, sono solo doti naturali. Il transito di Mercurio, Marte e Venere vi sta dando ottime occasioni per dimostrarlo, a maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 9 del mese di maggio. Cari Toro, state attraversando una fase difficile sia per i rapporti con gli altri sia in famiglia. Dovete tenere duro, tutto ciò durerà ancora fino a metà del mese. Già oggi starete meglio. Non temete. Devi prendere un po' più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione,
Questo ti ha preso molte energie. Preparatevi alla mattinata che vi attende, perché ci potrebbero essere degli interessanti sviluppi dal punto di vista professionale. Un collega potrebbe farvi un enorme regalo, una concessione, oppure darvi un'informazione fondamentale. Anche dal punto di vista affettivo, tutto sembrerà improvvisamente migliorato, forse anche per l'effetto del vostro stato d'animo. Non vi sentivate così da parecchio tempo, come se tutto fosse possibile. Luna malmostosa in dodicesima casa, la natura è la grande consolatrice, ma in cuor vostro non siete sereni, qualcosa di segreto e qualche non detto vi si agita dentro, rendendovi scorbottici. Favorevoli e consolatori Mercurio e Plutone in segno di terra come il vostro, gli ambienti naturali sono sempre un abbraccio, una carezza per la vostra anima verde. Amore ed Eros. Il cemento della coppia è l'erotismo, nel letto ne tornate ragazzini alle prime esperienze, pieni di desideri e curiosità malandrine. Anche per i birichini che tengono i piedi in due scarpe la segretezza e il gusto del proibito sono la molla che vi avvince, ma attenti. Qualcuno vi osserva. L'energia astrale di oggi potrebbe portare il vostro partner, attuale o futuro, a decidere di sorprendervi portandovi in un luogo completamente nuovo e diverso. Non sarà solo un'esperienza piuttosto rivoluzionaria, ma potrebbe riaccendere la fiamma tra voi, che potrebbe essere stata un po' sottotono ultimamente. Riporterà anche il vostro interesse su un argomento che vi è stato a lungo caro. Plutone in Capricorno e Giove Nettuno nei Pesci vi donano la possibilità di incontrare una persona che fa proprio al caso vostro se siete ancora single. Non tiratevi indietro e sappiate giocare bene le vostre carte, in particolar modo se siete nati nella seconda e nella terza decade. Lavoro e denaro. Giornata perfetta per restarsene in tana, qualunque sia il meteo la sensazione dominante è il piacere di prendersela comoda, fare colazione tardi, ascoltare musica, leggere, bricolare, senza doversi confrontare col mondo esterno, gli eventi atmosferici, i commenti e i giudizi altrui. Tuttavia se l'opportunità arriva, alla natura che tanto amate non dite di no, cambiate rapidamente programma e ve ne andate a camminare nel bosco o a godervi la delizia di qualche piccolo borgo che riserva sempre grosse sorprese culturali. Evitate di intestardirvi in un certo percorso se vi accorgerete che le ostilità da superare saranno insormontabili. Intraprendete quindi nuove strade. I vostri capi vi strapazzano un po' troppo? Opponete loro la calma e la serenità dei vostri risultati. Vedrete che la situazione si volgerà a vostro vantaggio. Benessere. Tutti i vostri malesseri oggi sono notturni, insonnia, formicolii, o incubi che vi svegliano di soprassalto, ma ritrovarvi nella vostra stanza al sicuro vi fa riaddormentare con un bel sospiro di sollievo. Raccomandate un indumento giallo che vi dà carica mentale, se vi piacciono anche citrino e ambra come anello o orecchino. Prendite un po' di tempo per te stesso e medita, questo ti metterà nella condizione migliore per aprirti al prossimo. Una lezione di yoga fa sempre bene al corpo e alla mente. Per lei, le società di mutuo soccorso nascono tra amici, ogni volta che c'è una grana di lavoro o un problemino di cuore, offrite una spalla su cui piangere. Qualcuno ricambierà il favore, auguratevi il più tardi possibile. Per lui, affari in pole position, purché gestiti per via diretta e trasparente, tenetevi alla larga dai percorsi obliqui. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.